l'avrei letto sedicesimo, andiamo a vedere i prezzi degli affitti e delle case qua in Spagna. Siamo ad Alicante, comunità valenziana. Io sono stato qua a ottobre e ho visto un bel po' di case dentro e sono già stato dalle agenzie. Sono stato fondamentalmente dalle agenzie di Tecnocasa. Se andiamo comunque nella zona fuori dalla città, una decina di minuti dal pullman, riusciamo a trovare appartamenti anche a 20, 22, 23 mila euro. Teniamo presente che poi bisogna comunque pagare a circa 400 euro di notaio e fra le tasse che bisogna dare, un 1500 euro, mi sembra il 7% per la comunità valenziana, e quello che si paga all'agenzia, bisogna sommare un 3-4 mila euro. Quindi quando vediamo i prezzi, se sono 25 mila, bisogna attaccargli un 3.000 euro con fra 3-400 euro di notaio, eccetera. Quindi all'esterno i prezzi sono questi qua. Gli affitti qua si trova da 150 a 300 euro al mese, mentre nella zona centrale gli appartamenti vanno dai 40.000 ai 45-50.000, però qua si può sempre trattare. Se non si vuole pagare la commissione all'agenzia, che ti fanno tutto loro, si può andare direttamente in banca, che vendono gli appartamenti in banca e quindi non paghi neanche la commissione. Io gli appartamenti li ho visti all'interno, molti sono appartamenti di 20-30 anni, però molti sono in buone condizioni, c'è un po' l'arredamento, però si trovano dei prezzi che poi uno con 4-5 mila euro si può cambiare tutto l'arredamento e fare. Adesso andiamo all'agenzia di Tecnocasa a vedere i prezzi. Come detto, siamo qui all'agenzia di Tecnocasa ad Alicante, questo è il mio amico, siamo nella zona più periferica comunque di Alicante. Qui c'è la fermata del pullman, è una decina di minuti praticamente dal centro, ecco il pullman che passa, ok? Qui siamo nella zona, queste le case, sono tutte comunque case che hanno una trentina di anni di costruzione. Comunque anche se siamo nella zona periferica, buche sulla strada non ne vedo, ok? Adesso praticamente all'agenzia qui di Tecnocasa andiamo a vedere un pochettino i prezzi. E qui praticamente vendono appartamenti, vedete, a 22.000 euro, 3 abitazioni, 24.000 euro, qua è chiusa, 34.000 euro, 3 abitazioni, praticamente sono 3, stiamo parlando di 3 locali, 26.000 euro, 26.000 euro qua col bagno, tutto, questa qua 29.000 euro, anche questa con 3 abitazioni, salone, cucina, galleria, bagno e gli affitti. Qui ci sono affitti da 250 euro. Ecco qua, praticamente siamo in questa zona qua. Adesso andiamo a vedere un'agenzia vicino al centro, ok? Ci trasferiamo in centro, vicino alla zona centrale di Alicante. Qua siamo in Plaza de Toros. Siamo a 3 minuti a piedi dalla spiaggia, dal centro. Quindi siamo nella zona super centrale di Alicante. Fagli vedere al Piteco Italico, Plaza de Toros, lo legge Plaza de Toros? Si legge un pochino. Google Map, lui che gira il mondo con Google Map può vedere che Plaza de Toros siamo nella zona centrale. 50 metri c'è l'agenzia di Tecnocasa, vabbè, andiamo là adesso a piedi, quindi andiamo a Roma, andiamo a vedere i prezzi, così almeno visto dove siamo. Qui siamo all'agenzia di Tecnocasa, quella più centrale, dove quella che vi dicevo. Qui vedete i prezzi, un'abitazione 41.000 euro da 70 metri quadrati, questa qua sulle 62 80 metri quadrati, qui un affitto è sulle 300 perché siamo in centro, mentre qui siamo 58, qua c'è anche la piscina è, questo è 44, però c'è la piscina, vedo 58.000 euro, mentre qua sotto andiamo a vedere, siamo a 56.000, 4 abitazioni, per loro 4 abitazioni intendono 4 camere da letto, mi sa, 76 metri quadrati, questo è stato preso, questo qua 48.000 euro, 72 metri quadrati, più sotto 78, questo è 127 metri quadrati, questi sono due vivendas però, due appartamenti, 6 abitazioni, sono 78.000. E questo qua 41.075 metri quadrati. Ecco, qua siamo dalle 40, 50, 60 mila, perché siamo comunque nella zona centrale vicino al mare di Alicante. Ok. Qui
siamo nella zona centralissima di Alicante, a un minuto o due dal mare. Ok, questa è un'altra agenzia che ho trovato. Siamo dove c'è la Guardia Civile, dalla parte di là. Qui parlano anche la lingua della grande madre, perché sono poveri, ovviamente. Questi qua sono i prezzi proprio qui in centro, quindi cioè, vanno da 55, 74, si può trovare attorno. Diciamo che mediamente sono appartamenti da 70, 80, 90 metri quadrati, quello lì quasi, quello lì 55.000, 56, 48, questi sono tutti appartamenti in buone situazioni. C'è anche, ecco, quello in Plaza de Toros 42.000, dove eravamo stati prima, quindi praticamente nel centro della città, 39, Sant'Antonio, eccetera, eccetera. Lì c'è 280.000 euro, una casa singola, spettacolare chalet individuale, 260 metri quadrati, abitabile, penso che sia nuova, guardate l'arredamento, guardate che villa che è, a Gran Alicante, quindi qua vicino, vicino sul mare, c'ha tre bagni, due cucine, un asseo non lo so, boh. Totalmente equipaggiato, cioè arredato, con giardino, 280.000 euro, 280.000 euro. Qui così sono gli affitti invece della zona centrale. Se si va fuori si riesce a trovare anche a 200 euro. Qui gli affitti nella zona centrale stiamo parlando di 360, 400, 450, 375. Quello 650 perché c'è la piscina privata. Aspetta che... Allora comunque gli affitti qua, se si guarda sui giornali, si riesce tranquillamente a trovare anche più o meno nella zona centrale a 300 euro. 5 minuti da fuori col pullman riesce a trovare anche a 200, visto affitti anche a 150 euro al mese. Okay. Ma poi il costo comunque del gas eccetera eccetera, la metà rispetto a Italia, poi qui fa sempre caldo. Quindi un saluto a tutti e adios, Pitecos.